attività senza soluzione di continuità, lotta alla contraffazione, alle società con una finta sede all'estero per evadere le tasse, grande attenzione per le truffe poste in essere nei confronti dello Stato attraverso dichiarazioni mendaci per ricevere il reddito di cittadinanza. La festa per il 249° anno d'attività della Guardia di Finanza anche a Barletta, nella caserma intitolata al finanziere medaglia d'argento al valor militare Giovanni De Santis, sede del comando provinciale. Il colonnello Mercurino Mattiace, 41 anni di servizio, che ad agosto andrà in pensione, comandante della Guardia di Finanza della BAT, ha tracciato ai nostri microfoni un bilancio molto positivo. Viva il comando provinciale della Guardia di Finanza di Barletta, viva la Guardia di Finanza, viva l'Italia! L'evasione è un fenomeno che colpisce tutto il paese. Anche qua abbiamo riscontrato diverse frodi, che sono quelle le più tipiche per sottrarre base imponibile ed essere inottemperanti rispetto a quelli che sono i principi anche costituzionali di compartecipazione alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva. Le frodi più ricorrenti sono quelle relative, le più perniciose, le più articolate, sono quelle di false allocazioni all'estero delle sedi legali amministrative per evitare di attrarre alla fiscalità domestica la tassazione. E poi le più classiche, che sono quelle relative all'indebito accesso a redditi, a forme di sostegno del reddito, quale possono essere indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza. Poi riscontriamo anche forme relativamente importanti sotto profilo giusto lavorativo connesse al cosiddetto lavoro nero. Il sommerso d'azienda, abbiamo riscontrato e individuato più di 50 evasori totali. Nel 2022, nei primi 5 mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito in Puglia oltre 74.000 interventi ispettivi e circa 7.400 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Un impegno a tutto campo, a tutela di famiglie ed imprese. Un impegno a tutto campo, a tutela di famiglie ed imprese, destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti. In generale la presenza della Guardia di Finanza è indefettibile, non solo in generale nel territorio dello Stato, nel territorio di questo circondario. La Guardia di Finanza ha consentito di avere un apporto di professionalità straordinario nel contrasto dei reati patrimoniali e dei reati finanziari. Non so quanti sappiano che sistematicamente ci riuniamo con la stessa Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate, in riunioni periodiche del Polo Tutela delle Entrate nell'ambito dell'Ufficio della Procura della Repubblica. Il coordinamento che è stato effettuato con questi uffici è di livello eccezionale, in particolar modo l'apporto che è stato dato dal comandante provinciale, dal colonnello Mattiace, è assolutamente straordinario, costituisce una prassi virtuosa questa, quella che gli uffici si incontrino sistematicamente per mettere sul tavolo l'apporto di collaborazione che ciascuno può dare nei confronti degli altri. Credo che sia un sistema evoluto questo, attraverso il quale ciascuna delle istituzioni si confronta e cresce professionalmente. Italia, Italia, se ne sta, stringiamoci a cuore.